Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video parlerò di come si struttura la campagna di Gloomhaven. Parlerò quindi del livellamento dei personaggi, di come si affrontano gli scenari e dei vari eventi che possono accadere a Gloomhaven e per strada. Andiamo subito a cominciare. La prima cosa che si deve fare quando si intraprende una nuova campagna di Gloomhaven è ovviamente la creazione del personaggio. Ogni giocatore sceglie quindi un personaggio fra i sei iniziali, prende la relativa scheda del personaggio e gli dà innanzitutto un nome. Sulla scheda del personaggio ci sono varie informazioni ovviamente. Il livello, si parte dall'1, i punti esperienza, all'inizio se ne hanno 0, le monete, ogni giocatore riceve un ammontare di monete pari a 15 per il proprio livello più 1, quindi al primo livello 30 monete. Altre sezioni della scheda del personaggio sono le note, i talenti e le spunte. Poi ogni giocatore prende due carte a caso fra le carte missioni del personaggio, ne sceglie una e la tiene, mentre l'altra la rimette nel mazzo. Queste carte comprendono una spiegazione tematica del perché il personaggio è diventato un mercenario e una missione personale da compiere per poter ritirare il personaggio stesso. Dopo aver creato i personaggi, si costituisce il gruppo. Si prende quindi la scheda del gruppo, si dà un nome alla compagnia, si indica come locazione iniziale Gloomhaven. Poi qui c'è uno spazio per le note, uno spazio per i traguardi e un tracciato per la reputazione del gruppo. Si creano poi i mazzi degli eventi di strada, degli eventi di città e degli oggetti. Per creare i mazzi degli eventi di strada e di città bisogna prendere le carte numerate da 1 a 30 e mescolarle, ovviamente tenendo i due tipi di eventi separati. Da questo momento in poi i mazzi non verranno mescolati a meno che non venga aggiunto una nuova carta al mazzo corrispondente. Per quanto riguarda invece gli oggetti, si prendono tutti gli oggetti numerati dall'1 al 14. Questi sono gli oggetti a disposizione all'inizio della campagna che i personaggi possono acquistare. Nuovi oggetti saranno sbloccati nel proseguio della campagna. Altri elementi della campagna che non vengono subito utilizzati sono le buste sigillate, che vengono aperte solo quando indicato esplicitamente, il libro degli archivi cittadini, anche questo viene aperto in un determinato momento della campagna, le carte scenario secondario casuale, che sono delle particolari ricompense che si possono trovare nei tesori, e i modelli di oggetto casuali. Anche questi possono essere trovati normalmente nei tesori. Infine c'è la mappa del mondo di gioco. Questa viene utilizzata per tenere traccia dei traguardi globali, della prosperità di Gloomhaven e dei vari scenari sbloccati per il mondo. A corredo della mappa ci sono tre pagine di adesivi, una con appunto i traguardi globali da attaccare ogni volta che se ne ottiene uno e due di scenari da attaccare quando appunto si scoprono mano a mano che la campagna aumenta. Riguardo alla prosperità invece normalmente viene utilizzata per sbloccare ulteriori oggetti da poter acquistare. Quando si comincia uno scenario di Gloomhaven, bisogna decidere se si gioca in modalità campagna oppure in modalità autoconclusiva. In modalità campagna, per intraprendere uno scenario, bisogna che tutti i traguardi di gruppo e globali siano attivi, altrimenti quello scenario non è disponibile. Inoltre, quando si completa con successo uno scenario, non lo si può più affrontare in modalità campagna una seconda volta. La modalità autoconclusiva serve per fare quegli scenari che sono o bloccati perché non si ha il giusto traguardo di gruppo o globale, oppure per ripetere uno scenario già fatto precedentemente. Inoltre, quando si affronta uno scenario in modalità autoconclusiva, non si ottengono le ricompense elencate alla fine dello scenario. È possibile anche giocare in modalità autoconclusiva gli scenari non giocati in modalità campagna, anche se è fortemente sconsigliato. Quando si completa uno scenario, ricordo che si guadagnano dei punti esperienza in base al livello dello scenario e i gettoni moneta
i segnalini moneta che si hanno conquistato diventano delle monete, anche questo in base al livello dello scenario. Più alto è il livello dello scenario, più punti esperienza si fanno e più monete si guadagnano. Eventuali segnalini tesoro, se sono stati conquistati, non si trovano più, neppure se si riaffronta lo scenario. Invece qualsiasi tesoro rimasto rimane a disposizione se appunto si affronta di nuovo lo scenario in modalità autoconclusiva. Quando appunto si intraprende per la prima volta una campagna, si sblocca in automatico la nuova zona 1 e un traguardo globale. Lo scenario viene applicato sul numero indicato, l'1 è qui, quindi si prende il relativo adesivo e lo si mette. Stessa cosa per il traguardo globale. Durante la campagna verranno sbloccati nuovi scenari e nuovi traguardi globali che verranno quindi applicati sulla mappa. Ecco quindi applicato l'adesivo dello scenario numero 1. Quando si conclude uno scenario con successo o meno, si può decidere di tornare a Gloomhaven oppure viaggiare fino ad un altro scenario. Nel caso scelgano questa seconda opzione, se lo scenario che si è appena fatto non è collegato allo scenario che si vuole affrontare, allora bisogna affrontare un evento di strada. Alcuni scenari infatti sono collegati uno all'altro, è tutto indicato sul libro degli scenari. Ad esempio, il primo scenario è collegato allo scenario 2 e viceversa. L'evento di strada va fatto solo se si viaggia da Gloomhaven verso un scenario fuori da Gloomhaven oppure da uno scenario fuori di Gloomhaven ad un altro scenario fuori da Gloomhaven non collegato. I giocatori quindi devono prendere la prima carta del mazzo degli eventi di strada e leggerne il testo. C'è una descrizione ovviamente di quello che accade e poi una scelta da fare fra due opzioni. Una volta scelto, si gira la carta e si legge la relativa opzione scelta. Se sulla sezione della carta che si è scelto ci sono dei simboli di classe, il relativo paragrafo si può leggere solo se appunto quella classe è nel gruppo, altrimenti si legge l'altro pezzo di effetto. Inoltre, in basso a destra, nella sezione che è stata scelta, c'è un simbolo, o questo che indica che la carta va messa sotto al mazzo degli eventi, oppure questa che significa che la carta va tolta e non sarà più usata. In base alla scelta fatta potrebbero esserci diverse conseguenze, positive o negative. Se avvengono delle penalità, possono essere collettive o singole. Le collettive sono distribuite, perciò se ad esempio succede che il gruppo perde 10 monete, è il gruppo che decide queste 10 monete. Chi le darà si può appunto anche dividere la perdita. Se invece è scritto ogni personaggio perde 5 monete, tutti devono perderle. In questo caso, se un giocatore ad esempio non ha abbastanza monete, perde tutto quello che può perdere e il resto non viene pagato dagli altri. Nelle carte evento potrebbe anche essere fatto riferimento alla reputazione del gruppo. Potrebbero perderne oppure potrebbe essere richiesta una certa quantità di reputazione. Ogni cambiamento della reputazione va registrata sul tracciato della reputazione. Ovviamente esiste un massimo di più 20, un minimo di meno 20. La reputazione serve anche come sconto in caso di o sovrapprezzo in caso di acquisto di oggetti in città. Se invece una volta completato uno scenario i giocatori decidono di andare a Gloomhaven, l'evento di strada non va fatto. Visitare Gloomhaven invece comporta molte altre opzioni. No, i giocatori possono fare un qualsiasi numero di opzioni tra quelle che elencherò fra poco, ma ognuna può essere intrapresa soltanto una volta. Per prima cosa possono ad esempio decidere di creare un nuovo personaggio. Questo avviene se hanno dovuto ritirarne uno o se, per esempio, vogliono provare una nuova classe. Il giocatore prende la scatola relativa al personaggio che vuole fare e lo crea come abbiamo visto precedentemente. Il giocatore che ha creato il personaggio può decidere di partire dal livello di prosperità che è arrivata a Gloomhaven oppure da uno dei livelli inferiori. Quindi, se Gloomhaven fosse arrivata a 4 di prosperità, il personaggio nuovo può essere di livello 1, 2, 3 o 4. Questo influenza anche quante monete d'oro di partenza ha il personaggio. Un'altra opzione è fare un evento di città. Analogamente agli eventi di strada, si estrae una carta dal mazzo degli eventi di città e si risolve quell'evento. Un'altra cosa che possono fare è acquistare o vendere oggetti. I giocatori prendono gli oggetti che
hanno sbloccato in base alla prosperità di Gloomhaven e a eventuali modelli trovati durante gli scenari, e poi decidono se acquistarne di nuovi oppure di venderne di vecchi. I nuovi si pagano in base a quanto scritto qua, meno l'eventuale sconto che il gruppo ha per una reputazione alta, oppure se ha una reputazione bassa si paga di più del normale. Invece, per vendere un oggetto, semplicemente si guadagna la metà di quanto scritto sull'oggetto stesso. Se poi i giocatori hanno accumulato abbastanza esperienza, possono anche aumentare di livello il loro personaggio. Quando ciò accade, il giocatore ottiene una nuova carta da mettere fra quelle attive, ovvero quelle che può scegliere quando inizia un nuovo scenario. Questa carta deve essere di livello pari o inferiore al livello appena raggiunto dal personaggio. Inoltre, ottiene un talento. Sceglie quindi una di questi talenti, fa la spunta sul quadretto che ha scelto, e da questo momento in poi il proprio mazzo dei modificatori dell'attacco cambia permanentemente. Per esempio, questo ti dice di togliere due carte meno uno, oppure questo di rimpiazzare una carta meno uno con un più uno, e così via. Il giocatore quindi eventualmente prende una carta fra quelle disponibili nel suo pacchettino e la inserisce o la sostituisce nel mazzo dei modificatori dell'attacco. Infine, un giocatore con un livello più alto parte da punti vita più alti all'inizio dello scenario, in base appunto al livello che raggiunge. Un altro modo per ottenere nuovi talenti è completare le carte obiettivo della battaglia, che si prendono all'inizio dello scenario. Ogni carta ha appunto un obiettivo da soddisfare, e se si riesce appunto a eseguire con successo, si ottiene una o più o due al massimo spunte. Queste spunte vengono messe qui sotto. Si parte ovviamente dalla prima a sinistra e si va a destra. Quando un giocatore ne ottiene tre, ottiene un nuovo talento. Si possono ottenere al massimo sei talenti in questo modo, come potete vedere. È necessario ricordarsi che quando si intraprende un nuovo scenario, si può scegliere fra tutte le carte attive che si hanno. L'importante è ricordarsi di avere in mano all'inizio della partita un totale di carte pari a quanto indicato qua sopra sulla plancia del giocatore. Una volta per visita, si può anche andare a fare una donazione al Santuario della Grande Quercia. Ogni giocatore che lo desidera può pagare 10 monete d'oro. Chi lo fa può inserire due carte benedizione nel proprio mazzo dei modificatori dell'attacco. Un'altra cosa che si può fare quando si riesce a ottenere un traguardo globale particolare è incantare le carte. Le carte hanno dei puntini di fianco alle abilità. Qui significa che si possono applicare, spendendo parecchie monete, degli adesivi che potenziano l'abilità. Il costo varia a seconda del tipo di incantamento e dal livello della carta. Un'ultima cosa che si può fare quando si va a Gloomhaven è annunciare il ritiro di un personaggio. Se un giocatore soddisfa i requisiti indicati dalla sua carta obiettivo personale, deve annunciare il ritiro del proprio personaggio. Il giocatore può prendere parte alle attività cittadine che abbiamo appena visto, ma non può cominciare un nuovo scenario se non ha ritirato il vecchio personaggio e creato uno nuovo. Se questo accade, il personaggio viene appunto ritirato, tutti gli oggetti che aveva vengono rimessi a disposizione nella pila degli oggetti che si possono acquistare, e tutto il denaro che aveva viene perso. Inoltre si aggiunge uno alla prosperità della città. L'aver completato la missione personale sblocca nuovi contenuti di gioco. Ad esempio, in questo caso, ti dice di aprire l'involucro contrassegnato con questo simbolo. Se quanto indicato sulla carta è già stato sbloccato, viene invece aggiunto alla riserva uno scenario secondario ed uno modello di oggetto scelti a caso. Infine, la carta che è obiettivo che è stata appena completata viene rimossa dal gioco, messa nella scatola e non si usa più. Quando una classe si ritira per la prima volta, si sbloccano anche nuovi eventi di strada e nuovi eventi di città. Sul retro della plancia del giocatore sono indicati normalmente due numeri. Le classi iniziali ne presentano uno solo, perché il primo numero sono le carte che vengono inserite nel mazzo di eventi di città e di strada una volta che questa classe viene sbloccata. Quindi, ovviamente, quelle iniziali non hanno alcun valore.
simbolo perché non possono venire sbloccate. Il secondo, invece, si riferisce agli eventi di strada e città che vengono inseriti nei mazzi quando si ritira la classe. Una volta quindi visitata Gloomhaven, si può andare allo scenario successivo. La campagna quindi prosegue in un susseguirsi di scenari, eventi di strada quando si va a Gloomhaven e eventi a Gloomhaven come abbiamo appena visto. A quanto detto finora ci sono ancora poche da aggiungere. Una di queste cose è che sulle pagine finali del regolamento esiste una tabella che indica esattamente quando bisogna sbloccare determinate buste o fare determinate cose. Ad esempio, negli archivi della città c'è scritto lì quando si possono aprire. Un'altra cosa da dire è che esistono due app veramente utili che aiutano a gestire una, la campagna, si chiama Gloomhaven Campaign Helper, che gestisce veramente tutto quello che può essere utile per la campagna. Ad esempio, tiene traccia dei segnali dei scenari sbloccati, delle varie classi sbloccate, degli eventi di strada utilizzati e tutte queste cose, appunto, i vari oggetti che si hanno sbloccato. E così via. L'altra app si chiama Gloomhaven Helper e questa serve invece per quanto riguarda la partita negli scenari. Gestisce ottimamente il turno degli nemici. Esiste dentro nell'app i vari mazzetti, cioè gestisce proprio anche la pesca dei mazzetti, i punti vita, le condizioni, chi agisce prima, chi agisce dopo. È veramente fatto bene. Dopo anche questo. So che magari qualcuno potrebbe non piacere usare un'app mentre si gioca, ma potrebbe anche essere usata solo per risparmiare spazio, perché Gloomhaven usa veramente tantissimo la tavola, per cui se uno ha una tavola un po' piccola può essere comodo. Magari lo usi usa solo appunto per vedere il turno dei nemici e il resto lo si può fare, diciamo, a mano. E con questo direi che è veramente tutto. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se avete dubbi potete chiedermi qualsiasi cosa nei commenti. Ciao e buon gioco. Ciao ciao.